Ciao a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con automobile.it e con me, il vostro Matteo Valenza. Abbiamo passato un periodo difficile e con la bella stagione alle porte iniziamo finalmente ad intravedere un po' di normalità. E perché non approfittare per iniziare a pensare alle fatidiche vacanze estive? E che sia una settimana al mare piuttosto che in montagna, una meta distante da casa o una veloce gita fuori porta, abbiamo tanti modi per spostarci. Ma perché non optare per un bel viaggio in macchina, liberi di spostarsi dove e quando si vuole? Che andiate da soli per ritrovare un po' la pace, piuttosto che con famiglia o i vostri amici, assicuratevi di avere una buona musica che vi accompagni, qualcosa da bere di fresco e per tutto il resto, tranquilli, ci penso io. Ecco a voi tutto quello che dovete controllare prima di partire, firmato Matteo Valenza. Ma prima di partire iscrivetevi al canale e accendete la campanellina. Avete presente quei rumorini strani che fa la vostra auto ultimamente, ma che cercate di ignorare e posticipare il loro controllo da un po'? Ecco, anche se non dovrebbe succedere mai questa situazione, se dovete partire per un lungo viaggio, credo che sia giunto il momento di far sistemare e controllare ogni cosa. E anche se la vostra auto sembra in perfette condizioni, credo che sia il caso di farlo, Non si sa mai. Partiamo dal controllo dei pneumatici, che devono essere gonfi al punto giusto. Per sapere la pressione che devono avere le vostre gomme, vi basta guardare sul libretto, ma tranquilli, basterà anche recarsi da un meccanico o semplicemente dal benzinaio di fiducia, ed il gioco è fatto. E giusto per completezza, dovete sapere che quasi tutti i veicoli riportano vicino al meccanismo di chiusura della portiera del conducente una tabella con i dati relativi alla pressione delle gomme a freddo, e se non fosse lì provate a guardare magari sul tappo del serbatoio. Mi raccomando, se le ruote sono sgonfie il rischio di incidenti è decisamente più elevato e la vostra auto consumerà anche molto di più. In generale comunque, per una corretta manutenzione vi consiglio, viaggio o non viaggio, di dargli un'occhiata per sicurezza ogni 5.000 km. Inoltre ricordatevi di avere a bordo anche il ruotino di scorta con tutto il necessario per montarlo. Si spera che non serva, ma meglio essere pronti a tutto. E il controllo della pressione va fatto anche sul ruotino, non dimenticatevelo. Restando sempre sul tema imprevisti e seguendo anche le imposizioni di legge, ricordatevi di avere con voi anche il kit di sicurezza, che viene sempre dato in dotazione quando si compra un'auto. Cric, triangolo e giubbotto catarifrangente saranno i vostri migliori amici in caso di emergenza. Ricordatevi che il triangolo, nell'eventualità, dovrà essere messo a 50 metri dall'auto, in modo tale che gli altri sappiano che c'è un veicolo fermo sulla strada. Il giubbotto invece dovrà essere indossato prima di scendere dalla macchina, cosicché siate sempre ben visibili. Oltre ai pneumatici, ricordate anche di controllare il livello dei liquidi. Uno degli inconvenienti più frequenti, infatti, in estate è il surriscaldamento del motore, e per questo motivo è importante verificare il livello del liquido refrigerante. E se non è sufficiente, basterà aggiungere la quantità mancante per raggiungere il livello richiesto dal modello della vostra auto. E tranquilli, tutte queste cose non è che dovete farle per forza voi, basterà andare in centri abilitati dove il personale competente penserà ad ogni minimo dettaglio, mentre voi magari continuate a programmare le tappe del vostro viaggio. E sempre rimanendo in tema liquidi, è fondamentale anche il check dell'olio, vitale per il corretto funzionamento del motore. Se aprirete il cofano e deciderete di farlo da soli, vi ricordo di comprare un olio compatibile con la vostra auto. Mi raccomando, non sottovalutate questo elemento, senza l'olio il motore schiatta. Ed anche se meno importante, controllate il livello del liquido lavavetri. Anche in questo caso potrete scegliere di dilettarvi a farlo da soli o farvi aiutare dal vostro meccanico o benzinaio di fiducia. Un altro aspetto molto importante da controllare, non solo per le vacanze ma periodicamente per la vostra sicurezza, è lo stato dei freni. Se ci sono rumori strani o se la vostra auto non risponde prontamente una volta che avete spinto il pedale del freno, è assolutamente necessario andare a fare un giro dal meccanico. Dischi, pastiglie e tubazioni sono i componenti dell'impianto frenante e solitamente, nel caso in cui siano presenti anomalie, le auto di ultima generazione sono solite a segnalare lo stato di malfunzionamento tramite l'accensione di spie di segnalazione luminose. Ma se così non fosse, affidatemi comunque ad un occhio esperto che penserà a 360 gradi alla vostra sicurezza. Un'altra componente da controllare è la batteria. Verificate che sia carica e per sicurezza vi consiglio di avere con voi anche i cavi per eventuali ricariche. Sì, lo so, non voglio portare sfiga, ma comunque è sempre meglio essere pronti a tutto. Partendo in estate, sicuramente nell'abitacolo della vostra auto farà molto caldo, meglio quindi dare una controllata anche all'impianto di condizionamento, così da evitare sudate spiacevoli e lamentele da parte di tutta la ciurma. E un altro controllo fondamentale da effettuare
fare per il vostro viaggio è di certo quello da fare su tutto l'impianto di illuminazione: luci di posizione, fari abbaglianti, danabbaglianti, stop e frecce, ma anche luci interne, perché dovranno essere tutte funzionanti per potersi mettere alla guida. Oltre ad evitare qualche multa, un controllo sulle luci potrebbe salvarvi, quindi fatelo. E so che in teoria non ci si aspetta la pioggia durante le vostre vacanze, ma per evitare che qualche acquazzone estivo possa turbare la vostra guida, è meglio anche dare un'occhiata a tergicristalli. Verificate se sono da cambiare, potreste accorgervi magari da strani rumori e dalla difficoltà nello scorrere, o se magari sono solo da pulire con uno straccio. Poi, sempre per partire senza pensieri, il vostro meccanico di fiducia potrà controllare anche le cinghie, perché devono essere in buone condizioni. Cambiarle non è costoso, ma riparare un danno causato da una rottura di esse lo è decisamente molto di più. Quindi, dato che ci siamo, meglio verificare proprio tutto. La vostra macchina è in perfette condizioni? Perfetto, si può partire. Ma fermi un attimo, avete controllato di avere con voi la revisione e l'assicurazione pagata, ovviamente? Perché senza di esse non si può circolare da nessuna parte, figuriamoci partire per un viaggio. E non solo, libretto, patente, sempre con voi, mi raccomando. Valigia, portafogli, chiavi della macchina, documenti, maschera, boccaglio, ho preso tutto? Perfetto! Ora vi do ufficialmente il permesso di partire. Mi raccomando, fatevi fare un bel check-up completo di tutto, perché prevenire è meglio che curare. Ora salite sulla vostra macchina e non scordatevi le valigie, nessun componente della famiglia, suocere comprese, e mi raccomando, neanche i vostri animali da compagnia. No all'abbandono, ragazzi, c'è spazio sempre per tutti. Mettete play, ascoltate le vostre canzoni e godetevi il viaggio, e se vi viene sonno, fermatevi il prima possibile a riposarvi. Ed anche se siete lontani da casa, potrete portarmi sempre con voi. Io ed automobile.it continueremo a farvi compagnia, mi raccomando. Quindi iscrivetevi ai nostri canali ed accendete la campanellina. Buon viaggio, beati voi che andate in vacanza, ci vediamo presto. Ciao!